Ciao a tutti, oggi vi parlo di NVIDIA VR Funhouse, che è un gioco gratuito che potrà essere scaricato da tutti i possessori di HTC Vive tramite Steam VR nel corso del mese di luglio. NVIDIA non annuncia ancora una data precisa, ma appunto si limita a dire che entro luglio sarà disponibile per tutti gratuitamente. Si tratta di una serie di minigiochi pensati chiaramente per la realtà virtuale che sfruttano le tecnologie più avanzate della suite NVIDIA Gameworks, come vedremo nel dettaglio fra un po'. Indossato il caschetto di HTC Vive, possiamo cominciare a studiare le caratteristiche di questa demo. Si tratta di una versione speciale per la stampa, visto che consente di fare degli esperimenti sul multi-res shading. Ne abbiamo parlato in occasione della recensione dell'architettura Pascal, ma era presente anche in Maxwell. Si tratta della capacità delle schede video NVIDIA di renderizzare le varie porzioni dello schermo a risoluzioni differenti. Questo è molto utile, soprattutto per le applicazioni di realtà virtuale, perché solamente la parte centrale necessita di essere renderizzata alla risoluzione più alta, mentre le parti laterali, le porzioni laterali possono essere renderizzate anche a risoluzioni minori, perché quelle parti delle immagini vanno poi distorte per adattarsi alle lenti, quindi non è necessario avere una risoluzione particolarmente alta in quei casi lì. La versione per la stampa di VR Funhouse consente di cambiare fra quattro livelli di preset di multi-res shading. Praticamente agendo su questa impostazione influiremo sulla risoluzione delle porzioni laterali della schermata. Come possiamo vedere in questo momento il gioco gira a 90 frame su un sistema dotato di GeForce GTX 970, quindi anche al di sotto rispetto al requisito minimo necessario per questa demo che è ottimizzata per le schede con architettura Pascal. Cambiando il preset tramite il D-pad del controller Vive, possiamo invece abilitare una risoluzione più alta per quanto riguarda le texture, per quanto riguarda le porzioni laterali della schermata e quindi retrocedere insomma a 45 frame. Come potete vedere dalla comparazione di screenshot, sostanzialmente la perdita di qualità praticamente è impercettibile. Lo è parzialmente con screenshot a gioco fermo e quindi con una comparazione di questo tipo, mentre all'interno della VR, cioè quello che sto vedendo adesso, in questo momento, praticamente non si può notare la differenza qualitativa. Quindi il multi-res shading di NVIDIA con la capacità di renderizzare le porzioni laterali ha una qualità inferiore perché poi queste parti dell'immagine vanno adattate alle lenti e quindi non serve una risoluzione così alta, funziona perfettamente e abbiamo un vantaggio importante in termini di frame rate. In questo caso, soltanto con questa configurazione, soltanto così possiamo avere i 90 frame al secondo, mentre nella maggior parte delle situazioni di gioco con l'impostazione normale il gioco retrocederà, possiamo dire, a 45 frame. Andiamo adesso a vedere quali sono i minigiochi inclusi in VR Funhouse. In quello che sto provando adesso, Clone Painter, vediamo all'opera l'algoritmo NVIDIA Flex di NVIDIA che appunto va a simulare dinamicamente i fluidi come questo fluido verde che viene fuori dalle pistole. In questa demo io devo lanciare il fluido dentro le bocche dei clown per far sì che i palloncini sopra di loro si gonfino ed esplodano. Però il fluido appunto diminuisce, quindi non posso sparare all'infinito, ma devo aspettare un attimo che la pistola si ricarichi. Ecco. Cambiamo demo. E invece questa è una delle più avanzate perché ci fa capire anche come la tecnologia di SteamVR abbia appunto un feedback di tipo attico, perché quando io vado a far combaciare la freccia con l'arco sento appunto una vibrazione nei controller di Vive che appunto mi suggeriscono l'impressione che i due oggetti stanno collidendo.
Il fuoco invece è realizzato con un altro algoritmo di Nvidia Gameworks che si chiama Nvidia Flow e può essere configurato in questa demo a vari preset qualitativi che appunto incidono sulla qualità delle particelle e sulla complessità dell'effetto di fuoco. Questa demo invece è con delle spade, devo semplicemente rompere i palloncini ed è una delle più spettacolari di VR Funhouse. Spero di non essere proprio inguardabile mentre faccio questi giochini un po' strambi. È una delle più spettacolari, dicevamo, perché genera tutti questi effetti particellari e potete vedere come io posso interagire dinamicamente con gli effetti particellari, perché appunto lo spostamento di aria causato dalle spade appunto incide dinamicamente sulle particelle che si generano con l'esplosione dei palloncini. Basta, lasciamo questa demo abbastanza. E in quest'altra demo invece devo appunto schiacciare queste marionette che, come vedete, hanno dei capelli molto dettagliati che anche loro vengono gestiti dinamicamente in maniera differente proprio su base individuale e sono appunto gestiti con una tecnologia che abbiamo visto in altri giochi come Tomb Raider, che è Nvidia Airworks. Anche in questo caso abbiamo Nvidia Airworks sui capelli delle marionette, io a tempo devo colpirli, anche qui posso accarezzarle e appunto interagirò in tempo reale con la peluria sulle loro teste. Qui devo sparare ai vari oggetti che ci sono su questo bancone e interagisco stavolta con PhysX, cioè l'SDK che gestisce la fisica dinamicamente, e come vedete posso distruggere non solo gli oggetti ma anche il legno che è alla base del bancone. Anche in questo caso un feedback aptico per ogni colpo sparato dalla pistola. In quest'altro minigioco il cannone tira fuori degli oggetti che devo sparare e colpire prima che arrivino a terra. Anche in questo caso abbiamo la distruzione gestita tramite PhysX. Alla fine della demo compare un risultato sulla base delle prestazioni che io ho ottenuto nel corso appunto del gioco. Vi faccio vedere l'ultima cosa: raccogliendo questi due oggetti posso farli collidere fra di loro e nel momento in cui avviene la collisione, che tra l'altro all'interno del gioco viene simulata nella maniera corretta dal punto di vista fisico, visto che non ci sono compenetrazioni di poligoni, ma ricevo anche in questo caso un feedback di tipo aptico, perché i controller appunto mi suggeriscono il fatto che i due oggetti stanno entrando in collisione fra di loro. Quindi Nvidia VR Funhouse è interessante perché ci mette in contatto con tutte queste tecnologie Nvidia che abbiamo già avuto modo di vedere all'interno di alcuni videogiochi, ma che in abbinamento alla realtà virtuale rendono il tutto ancora più coinvolgente. Interessante la capacità delle architetture di ultima generazione di renderizzare le varie porzioni della schermata a risoluzioni differenti proprio per ottimizzare le prestazioni per la VR, mentre alcuni effetti come Nvidia Flex riescono a riprodurre i liquidi in maniera incredibilmente spettacolare. Ricordiamo per concludere che la demo sarà disponibile gratuitamente su Steam per tutti i possessori di HTC Vive entro la fine del mese di luglio. Grazie per averci seguiti, alla prossima!